abbiamo avuto sicuramente delle cancellazioni di prenotazioni dovute alle chiusure degli altri paesi che sono in condizioni nettamente negative rispetto alle nostre. Noi dobbiamo essere un riferimento in positivo, dobbiamo fare tutto quello che è necessario per dal giallo tornare velocemente al bianco, ma proprio per una questione di immagine, non di sostanza. È fondamentale perché questo permetterà di ripartire, come speriamo, con il Carnevale 2022, che sarà il momento di piena ripartenza. Dobbiamo fare un ultimo sforzo ed è un appello che come associazione facciamo a tutti i nostri concittadini di andare a vaccinarsi. Natale in giallo, Venezia fa i conti con previsioni turistiche in calo da bassa stagione, ma il vice direttore dell'Associazione Veneziana Albergatori Daniele Minotto guarda comunque al bicchiere mezzo pieno. Ringraziamo già del fatto che, a differenza del 2020, siamo aperti, ci sono turisti, non sono tantissimi, però comunque ci permettono di vivere un Natale più normale rispetto a quello che abbiamo vissuto nel 2020 e purtroppo anche nel 2019, perché ormai sono gli ultimi due, non li abbiamo vissuti molto bene qui a Venezia, prima per l'acqua alta e poi per il Covid. Le nostre aziende saranno impegnate a rispettare i protocolli più rigidi in assoluto e con la massima attenzione, proprio perché è un impegno che riteniamo fondamentale, quello di contribuire il più possibile a far finire ogni rischio di pandemia. La città, ribadiscono gli albergatori, sarà aperta, fruibile e sicura sotto l'aspetto sanitario. Tutte le strutture, comprese quelle sanitarie, sono comunque agibili, quindi chiunque viene nella regione ha la piena garanzia di avere tutti i servizi garantiti. Ci sono delle restrizioni che sono comunque tollerate dalle persone di buon senso, come l'uso delle mascherine all'esterno, qualunque tipo di accorgimento, perché abbiamo tutti capito che dobbiamo uscirne tutti assieme. Siamo felici di vedere un'impennata di richiesta di vaccinazioni e ci auguriamo che si arrivi a creare tutti gli elementi affinché tutta la popolazione sia vaccinata.